L'Austria ha abolito i controlli sanitari alle frontiere con l'Italia, messi in atto durante l'emergenza coronavirus. Dopo oltre 3 mesi di forti limitazioni, da oggi sono nuovamente possibili i viaggi e la libera circolazione delle persone tra i due stati, quindi anche con gli altri paesi del centro e nord Europa. Il governo di Vienna tiene però valido l'avviso emesso per chi si reca in Lombardia, la regione italiana più colpita dalla pandemia. Giorno di festa anche al confine tra Italia e Francia. Il valico del piccolo San Bernardo ha finalmente aperto con una piccola cerimonia questa mattina, particolarmente sentita visto che c'era l'ipotesi di rimandare la libera circolazione ancora più avanti, anche a Ventimiglia frontiere aperte. Qui nelle ultime settimane il traffico si era già congestionato. Infatti questo signore in motorino coglie l'occasione per ringraziare le autorità perché la viabilità locale può contare almeno 4 arterie. In più. Confini aperti in gran parte dei paesi europei, con alcune differenze tra l'uno e l'altro. In comune, cerimonie floreali, sorrisi e presenze istituzionali. Si ripopolano i bar, i ristoranti, i chioschi lungo la strada. Sarà anche per il sole di queste ultime giornate di primavera, ma ai confini dell'Italia si respira un certo buon umore, una discreta fiducia per la stagione estiva. I turisti prenotano, i flussi ritrovati in entrata e in uscita si intensificano, certo con code più o meno ovunque e tanto personale delle forze dell'ordine a presidiare, però intanto si ricomincia e si sa, il più iniziare il resto si vedrà.